Al Presidente chiediamo di farci parte attiva perché noi possiamo, come parte di un sistema universitario, fare bene il nostro mestiere, questo chiederemo. Nel momento in cui ha deciso di venire qua oggi, qual è, insomma, quale significato può dare lei a questa cosa? Beh, un significato importante di sostegno a quello che questa comunità, e questa università è parte integrante di questa comunità, sta facendo per ricostruirsi un futuro di aspettative, di sviluppo, di crescita, di futuro, di sogno anche. La scelta dei giovani ricercatori, insomma, un po' un cliché diverso rispetto all'etichetta quasi un po' burocrate che è stata negli anni scorsi. La scelta dei giovani maestri è perché vogliamo che il Presidente veda su che cosa si fonda l'università, chi sono le persone con le quali noi lavoriamo e sono la parte viva, sono il nostro futuro, e credo che questo sia importante, sia una cosa che debba emergere, abbiamo voluto farlo emergere con evidenza. Si può spendere il nome dell'Università dell'Aquila oggi nel panorama nazionale, insomma non dico internazionale ma nazionale, come stanno davvero le cose, Rettore? Sì, si può spendere. Mi dica tre motivi per i quali si può ancora spendere. Perché è una buona università, lo dirò nella mia relazione, è una buona università che ha una solida tradizione, le tradizioni non si annullano con qualche anno, le tradizioni si costruiscono faticosamente negli anni, e questa tradizione ce l'abbiamo sempre avuta, perché siamo un'università che si impegna, che si è aperta al territorio, siamo un'università che anche nella ricerca ha avuto e continua ad avere una grandissima attenzione al territorio che la circonda. Mattarella, molto cortesemente, mettendo insieme due avvenimenti, l'inaugurazione dell'anno accademico, ma credo soprattutto l'inaugurazione del Palazzo di Giustizia, e speriamo che in quel palazzo si dia una mossa, probabilmente viene a prendere atto che i vari governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno fatto molto per questa università. Quindi noi, a mio parere, siamo sufficientemente, come dire, a posto. Non so cosa possa fare. Peraltro è un Presidente della Repubblica, sono i governi che devono fare e i ministri. Quindi, però è un bel segnale dopo anni di passerelle, di inaugurazione di anni accademici, di passerelle che erano più che inaugurazioni, comizi, che hanno toccato il fondo addirittura con l'invito a Fini, finalmente si fa un anno accademico che dura un anno, che dura un'ora, e quindi è una cosa come dovrebbero essere tutte le cerimonie. Non era previsto il mio intervento, perché in queste occasioni di inaugurazione di un anno accademico di un Ateneo i protagonisti sono il rettore o la rettrice, i docenti, gli studenti, il personale amministrativo. Questa è una variazione a questa regola che rimane inalterata, quindi rassicuro il cerimoniale, non creo un precedente. Ma vi è una ragione specifica per la quale avverto l'esigenza di affiancarmi ai protagonisti veri di questa occasione. Ed è una ragione specifica che riguarda l'Aquila. Come in diverse altre città sedi di Atenei, l'Aquila è fortemente contrassegnata dal suo carattere di città universitaria. Questa università non ha interrotto la sua attività neppure nelle settimane successive al terremoto. Abbiamo poc'anzi ascoltato, lo sapevamo tutti naturalmente, ed è stata la testimonianza, tra le più importanti, testimonianza della volontà degli aquilani di non rassegnarsi alla distruzione del terremoto. L'università rappresenta quindi, e questo è il motivo che mi spinge ad affiancarmi ai protagonisti di questa giornata, di questa mattinata, di questa occasione, rappresenta un elemento decisivo per la ripresa e il rilancio di questa città.
Naturalmente sappiamo tutti, gli aquilani meglio di chiunque altro, che occorre molto, che non basta la ricostruzione indispensabile degli edifici, delle strutture. È una condizione più che necessaria, indispensabile quella, ma occorre che sia accompagnata dalla ricostituzione del tessuto economico-sociale della città, da un rilancio pieno dell'Aquila che, tornando ad essere pienamente quel che era prima di quel giorno di aprile del 2009, possa ulteriormente rilanciarsi verso il suo futuro. E in questo l'università gioca un ruolo essenziale. E questo è un giorno, questi giorni sono per l'Europa giorni di allarme, di cordoglio, di tristezza, ma sono anche giorni di volontà di reazione. E noi reagiremo, anche noi italiani, tutta l'Europa reagirà con determinazione, con intransigenza contro questa ondata di violenza fondamentalista, di oscurantismo, di intolleranza che cerca di condizionare e di porre in difficoltà la serenità della convivenza non soltanto in Europa, ma soprattutto e anche forse anche di più nelle regioni in cui quella violenza si esercita in maniera costante. Sono giorni di allarme, di apprensione, di reazione appunto, e tra gli strumenti di questa reazione è fondamentale quello della cultura, che è sempre stato il farmaco contro l'oscurantismo e l'intolleranza. E anche per questo è importante in questi giorni un'apertura di anno accademico, per ribadire l'importanza, l'indispensabilità dello sviluppo culturale di una società. Ne abbiamo avuto prova poc'anzi da quanto ci hanno detto i giovani maestri, che io ringrazio molto, esprimendo loro non soltanto l'apprezzamento per il contenuto scientifico di quanto ci hanno rappresentato, ma anche perché hanno in questo modo manifestato l'esigenza e l'aspirazione costante all'avanzamento della ricerca, della conoscenza, della cultura, che è appunto un elemento di forza della civiltà. E questo allora un elemento ulteriore che, per quanto mi riguarda, rende importante questa visita in questo Ateneo, all'Aquila oggi e in questo Ateneo aquilano. Con un saluto a tutti i docenti, i suoi studenti aquilani e fuori sede, al personale tecnico e amministrativo. È l'aspetto di una città e di un ateneo della città che, lungi dall'arrendersi, tende a contribuire in maniera protagonista a ricostituire la serenità della convivenza, la normalità, come abbiamo prima ascoltato dalla rettrice. La normalità e la serenità di una buona convivenza è un messaggio importante contro i messaggeri e gli autori di messaggi di distruzione e di violenza. Questo è un ruolo decisivo che questa università svolge. Io ringrazio la rettrice per quel che ha detto. Ho registrato le indicazioni di carattere generale che la rettrice e i rappresentanti degli studenti hanno formulato, ma sottolineo ancora una volta l'importanza del ruolo dell'università in questo periodo della vita d'Europa e in questa città in particolare. Ringrazio quindi l'Ateneo dell'Aquila, ringrazio la rettrice, ringrazio tutte le componenti dell'Ateneo, i docenti, gli studenti, il personale amministrativo e tecnico. Grazie di quel che fate e auguri. È un momento di grande emozione.
la visita del Presidente conferisce un valore ulteriore, rilevantissimo, alla riapertura del Palazzo di Giustizia e anche a quei momenti, luoghi simbolici, l'Università, la Casa dello Studente, ON, che lui ha voluto visitare ascoltando e pronunciando parole importanti. In un momento che c'è bisogno, dove c'è bisogno di legalità, quale può essere una parola giusta oggi di questo Presidente, al di là delle etichette, chiaramente riferimenti anche a livello nazionale importanti per quello che sta succedendo, ma la parola secondo lei che l'Aquila avrebbe bisogno di sentire adesso qual è? È che la presenza dello Stato rimarrà forte, la presenza del Presidente della Repubblica costituisce una dimostrazione evidente in questa direzione, e che lo Stato non deve essere avaro nei confronti della città dell'Aquila, del cratere, ma nel contempo deve presidiare per fare in modo che all'obiettivo storico della ricostruzione in tempi ragionevoli della città del cratere corrisponda anche una vigilanza alta sul tema della legalità, sul controllo per evitare infiltrazioni criminali e fenomeni corruttivi. Quanto c'è di legalità percentualmente in questa città, con dei varchi aperti, con altri che si dovranno ancora aprire, con una situazione di difficoltà oggettiva? Sarebbe improprio dare percentuali, nessuno di noi conosce ciò che non è emerso, conosciamo ciò che è emerso. Io penso che la magistratura aquilana, la procura DDA, ma anche gli uffici giudiziari e giudicanti hanno svolto un lavoro preziosissimo, e penso che il tessuto istituzionale e sociale dell'Aquila e dell'Abruzzo è un tessuto sano, cosicché gli episodi diversi, numerosi, che sono emersi e che sono stati per tempo accertati, devono ulteriormente convincerci che noi non possiamo abbassare la guardia. Secondo lei la guardia è molto alta qua all'Aquila? La guardia non... è alta, ma non è mai abbastanza alta. Questa insomma è la risposta politica. Non è politica, perché guai a noi se pensassimo che il fatto che la magistratura, le forze dell'ordine hanno svolto un'attività efficace, efficiente, sia sufficiente, perché il percorso della ricostruzione è lungo, molti cantieri stanno partendo adesso, alcuni sono a metà strada, altri dovranno aprire. L'Aquila, lo sappiamo, impiegherà alcuni altri anni per completare questo difficile percorso. Mi dice perché molte inchieste si sono sgonfiate, addirittura qualcuna insomma che poteva partire non è mai partita. Non so a quali inchieste si riferisce, no? È tutto può fare il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, fuorché parlare di inchieste. Un occhio sull'Aquila, lei ce l'ha sulla procura dell'Aquila? No, tutte e due gli occhi e tutte e due le orecchie, non da oggi.